Laudetur Jesus Christus, carissimi amici di Radio Domina che ci seguite tramite i mezzi di comunicazione, è una grande gioia per noi celebrare oggi questa messa insieme nella festa della Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria, il modello per ogni famiglia cristiana, il modello insuperabile per tutte le famiglie. E allora questa festa ci dà l'occasione innanzitutto di riflettere sulla santità della famiglia, sulla santità del sacramento del matrimonio, sulla santità di quella famiglia come il Signore l'ha pensata dalle origini e come poi Cristo ce l'ha donata attraverso il sacramento del matrimonio, attraverso appunto la grazia santificante. Mi viene in mente quella profezia che conosciamo bene tutti di Suor Lucia di Fatima, a cui la Madonna disse per i nostri giorni, disse: la battaglia finale si giocherà tra Satana e Dio sulla vita e sulla famiglia. Cioè Satana è accanito, Satana ha giurato guerra a Dio, ma va alla radice, a colpire il capolavoro della creazione. Il capolavoro di Dio è la vita stessa, Dio ci ha creato, ci ha donato la vita ed è un grande mistero, il dono della vita, il dono di essere immagine e somiglianza di Dio stessi e il dono della famiglia. E i capolavori sono la vita e la famiglia. Ma quale famiglia? La famiglia non una famiglia generica, non una famiglia allargata, non un concetto di famiglia come oggi prevale, dove ognuno può costruirsi la sua famiglia come vuole, ma la famiglia secondo Dio, e quindi uomo, donna, uniti nella grazia, uniti nell'amore, e figli, e se il Signore dona, i figli sono il più grande dono che un uomo e una donna possono avere. E allora riflettiamo, ecco, sulla santità, dicevo, della famiglia, la famiglia che viene attaccata, la famiglia cristiana, la famiglia secondo Dio, viene attaccata proprio perché il diavolo è la scimmia di Dio e quindi deve scimmiottare tutte le cose sante, tutte le cose più belle, deve rovinarle, deve guastarle, se fosse a lui possibile. E allora capiamo bene, ecco, che dobbiamo recuperare grandemente il significato di santità della famiglia. La famiglia secondo Dio è santa. La famiglia è santa perché appunto c'è la grazia di Dio. E allora capiamo bene che l'attacco di Satana verso la famiglia è un attacco che dura ormai da decenni. Ma la tragedia di oggi è che quell'attacco non è solo dall'esterno, ma quell'attacco viene anche dall'interno della Chiesa stessa, dove una falsa Chiesa dà degli insegnamenti sbagliati, dove una falsa Chiesa non propone più la bellezza, la santità della famiglia cristiana, ma predica, ecco, un concetto di famiglia che è molto appiattito. Pensiamo solamente a quello che ha detto il Cardinale Bergoglio di recente, quando ha detto che la Santa Famiglia non è la famiglia delle immaginette, non è quella famiglia così santa, perché ci sono anche in quella famiglia, ci sono i problemi, ci sono le difficoltà, e allora ci chiediamo: ma che insegnamenti danno, quali insegnamenti danno in questa falsa Chiesa? La santità non dipende dai problemi, dal non aver problemi. La santità dipende dalla grazia, dipende dalla presenza di Dio, e Gesù è Dio. Ecco qual è il vero problema, che questa falsa Chiesa non crede più che Gesù è Dio e non crede più che la Madonna è santa, e Bergoglio l'ha detto, non si nasce santi ma santi si diventa. Questo vale anche per Maria, ha detto, negando così clamorosamente il dogma dell'Immacolata Concezione. Ecco, invece noi dobbiamo recuperare fortemente il concetto di santità. Ecco, la Santa Famiglia, la Sacra Famiglia è la più santa
in assoluto ed è incomparabile, è irraggiungibile proprio perché c'è Dio stesso, è Gesù, è Dio, la Madonna è l'Immacolata, San Giuseppe, pur essendo creatura come noi, nato, segnato dal peccato originale, ma è il giusto, è l'uomo dal cuore casto, è l'uomo che è stato degno, è stato trovato degno da Dio di far parte, ecco, della sua famiglia, di stare vicino e di essere lo sposo della Vergine Maria. E allora capiamo bene che la santità dipende dalla presenza di Dio. Ecco, la Santa Famiglia certo ha avuto i problemi, ha avuto le difficoltà, ma le ha affrontate sempre nella grazia di Dio, nella pace di Dio, nell'amore di Dio, nella carità, nella preghiera. Ecco perché capiamo bene, ecco, l'inganno degli insegnamenti di questa falsa chiesa, che cercano di diminuire tutto ciò che è santo, tutto ciò che è cattolico, tutto ciò che è patrimonio della nostra fede, viene disprezzato, viene diminuito, viene addirittura annacquato in questo modo. E capiamo bene che non c'è la fede dall'altra parte. Ecco, la tragedia di cui parlava la Madonna nelle profezie, di cui parlano le profezie, e Gesù stesso l'ha detto: quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede. Ecco, dall'altra parte non c'è più la fede, si è persa, ecco, la fede cattolica, e in questo modo la Chiesa, la falsa Chiesa, si è adeguata al mondo, si è adeguata alle politiche, si è adeguata a predicare un Vangelo che parla solo delle cose terrene, ma che non parla più, che non scalda più il cuore, che non accende più quella fiamma per le cose celesti, per la vita di Dio, per la grazia di Dio. Ecco, capiamo bene, dobbiamo stare molto attenti a questi insegnamenti sbagliati. Noi ce ne siamo discostati già da tanto tempo. Mi viene in mente anche quando il cardinale Bergoglio dice c'è più grazia a volte nelle convivenze rispetto alle famiglie dove si litiga, dove appunto non si va d'accordo, dove si vive male insieme. Ecco, questi sono insegnamenti sbagliati. Nel fidanzamento la grazia, lui dice, dipende a motivo della fedeltà, perché se due fidanzati sono fedeli tra di loro, sono più in grazia rispetto magari a due sposi che si tradiscono. Ma non è così. Nel fidanzamento la grazia dipende sì dalla fedeltà, ma dalla castità. I fidanzati sono chiamati a vivere in castità e non come marito e moglie. Allora lì c'è la grazia di Dio, ma non c'è la grazia sacramentale. Nel matrimonio invece c'è la grazia sacramentale, che può rivivere, anche se gli sposi si sono traditi, si sono allontanati, ma quella grazia non viene meno se il matrimonio naturalmente viene celebrato validamente e non è nullo. Quella grazia rimane e può rivivere, il sacramento può rivivere, e perché Dio è fedele alle sue promesse. E allora capiamo bene che dobbiamo stare attenti a recuperare cosa significa la santità del sacramento del matrimonio, la santità della famiglia, la santità della vita familiare. La santità è dove c'è la presenza di Dio, dove c'è la grazia di Dio, dove Gesù è al centro, dove appunto la famiglia è radunata nel nome di Cristo. E allora le nostre famiglie sono chiamate a guardare, ecco, alla Sacra Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria, e a vivere, ecco, come loro, a tendere a loro, a mettere il Signore Gesù Cristo al primo posto e soprattutto nella preghiera, ecco, nella carità, nel perdono, nell'amore. Ecco, pensiamo oggigiorno quante famiglie sono divise, e la radice di tutto è quella, è sempre il peccato, la radice è la lontananza da Dio. Una famiglia è unita nella preghiera, nella grazia di Dio, e ce ne sono, grazie a Dio, queste sono delle testimonianze grandi per la società, per la Chiesa, di famiglie unite veramente nell'amore di Dio, nella preghiera, nella carità, nella testimonianza della fede.
Ecco che quelle famiglie sono veramente quella casa sulla roccia di cui parla il Vangelo. Arrivano le tempeste, arrivano gli uragani, arrivano i venti, arrivano tutte le intemperie possibili e immaginabili, ma quella casa che è costruita sulla roccia rimane in piedi, mentre la casa costruita sulla sabbia è destinata a crollare. Sono quelle famiglie dove non c'è la roccia, dove non c'è la roccia che è la fede, che è Gesù Cristo, che è la parola di Dio, che è la preghiera, che può solamente tenere in piedi quella casa, quella famiglia. E mi piace, ecco, leggere quell'inno che ci presenta la liturgia del Divinum Officium, l'inno delle lodi, che esalta la Santa Famiglia di Nazareth, e dice così: «O felice per la famiglia che ospitò l'augusta casa di Nazareth, in cui i bei primordi della Chiesa germogliarono e si svilupparono. Il sole che percorre con la sua fulgida luce la distesa dei continenti, niente ha visto lungo i secoli di più grazioso di questa casa o di più santo. Ad essa in gran numero volano i messaggeri della corte celeste e questo santuario della virtù lo visitano, rivisitano e venerano. Con che cuore Gesù, con che mano compie i desideri del Padre, con che gioia la Vergine si dedica ai doveri di madre. Assiste Giuseppe la sposa dividendone l'amore e la sollecitudine. Essi cui congiunse con mille nodi l'autore della virtù, la grazia. Essi amandosi l'un l'altro in Gesù il loro amore concentrano e all'uno e all'altro Gesù dà testimonianza di carità reciproca. Possa la carità unire noi egualmente col legame indissolubile e mantenendo la pace nella famiglia addolcire le amarezze della vita. O Gesù, che ti facesti obbediente ai tuoi genitori, insieme col Sommo Padre e con lo Spirito Santo, ti sia sempre gloria. Amen». Ecco, molto bello questo inno, come ci dice anche la lettera di Paolo che abbiamo sentito. Ecco, dobbiamo anche noi sempre vivere con questo atteggiamento di inneggiare, salmeggiare al Signore, lodare, benedire il suo nome, ed è bello, ecco, quando avviene questo nelle nostre famiglie. La famiglia di Nazareth, dice questo inno, è qualcosa di diverso, non si è mai visto sotto il sole, il sole che percorre tutta la storia dell'umanità non ha mai visto qualcosa di più grazioso, di più bello, di più santo, della Santa Famiglia di Nazareth. Essa è paragonata a un santuario, è un santuario dove gli angeli di Dio entrano ed escono in continuazione per venerare la santità di quel luogo, per adorare la presenza del Signore Gesù Cristo. Ecco, è bellissimo quando appunto una famiglia vive nella preghiera, diventa un santuario, diventa una chiesa domestica dove gli angeli di Dio prendono la loro dimora e possono in questo modo lodare il Signore, benedire il Signore e intercedere anche per noi. E dice ancora l'inno in questa famiglia, ecco, Gesù che è il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, è sottomesso ai suoi genitori, e questo ci fa contemplare veramente l'umiltà, ecco, di nostro Signore e la grandezza del mistero del Verbo incarnato. Lui che è il Re eterno viene, si incarna, prende una natura come la nostra e non disdegna di vivere, ecco, in obbedienza ai suoi genitori, non disdegna di fare le cose più semplici della vita quotidiana. E Gesù è al centro della famiglia, Maria e Giuseppe sono tutti in funzione di Gesù e la carità che c'è tra Maria e Giuseppe è la carità di Dio stesso, la carità di Cristo, è la carità di Cristo che li lega in un vincolo di amore ineffabile, di amore eterno. E dice alla fine: possa anche per noi la carità nelle nostre famiglie essere quel vincolo di pace che ci aiuta ad addolcire le amarezze della nostra vita. Ecco, quante volte dicevo le famiglie sono divise
proprio perché manca la carità di Cristo. Ma dove c'è la preghiera, dove c'è la carità, dove c'è il perdono, ecco che lì c'è la presenza di Dio. E allora facciamo anche noi diventare le nostre famiglie questi santuari domestici, questi cenacoli dove la parola di Dio è al centro, dove la preghiera è al centro, e se faremo questo sperimenteremo, ecco, la presenza del Signore, sperimenteremo le sue benedizioni, sperimenteremo il suo aiuto in mezzo, ecco, anche a tante difficoltà, soprattutto ai nostri giorni, dove tante famiglie, ecco, sono in crisi, dove molti stanno perdendo il lavoro, dove ci sono problemi di ogni tipo, dove c'è la sofferenza, dove è entrata magari la malattia, la crisi economica e così via. E allora non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo guardare più che mai alla Santa Famiglia di Nazaret, che appunto ci insegna la via, che è quella di mettere il Signore al centro delle nostre famiglie, di mettere la fede, di mettere la preghiera al centro della nostra vita domestica, di mettere la carità vissuta al centro delle nostre relazioni familiari. Ecco, se faremo questo, allora sperimenteremo veramente l'intervento del Signore, la sua provvidenza, sperimenteremo le sue grazie, sperimenteremo sempre le sue benedizioni, e la famiglia, ecco, diventerà, come dicono anche i documenti della Chiesa, la famiglia è una cellula nella società che appunto deve contribuire al benessere, ecco, di tutta la società, di tutto il corpo della Chiesa. E allora, se le cellule si ammalano, capiamo bene che tutto il corpo va in cancrena, e allora se la società è alla deriva, tutto va alla deriva, è perché le cellule di questo corpo sono ammalate. Ma dove le cellule funzionano bene, ecco che allora il corpo funziona bene, e allora quelle famiglie dove c'è la testimonianza cristiana diventano, ecco, non solo dei santuari, ma diventano un beneficio anche per la Chiesa, per la società, e la luce di queste famiglie risplende in mezzo alla società, dove il Signore ci ha chiesto di essere sale e luce, sale che dà il sapore, che dà la sapienza del Vangelo di Cristo, e luce che riflette appunto la bellezza, ecco, della vita cristiana. E allora oggi affidiamo nella Santa Messa più che mai tutte le nostre famiglie, e rinnoviamo, ecco, il desiderio di vivere nella santità, nella grazia, rinnoviamo la consacrazione alla Santa Famiglia di Nazaret, Gesù, Giuseppe e Maria. Loro sono la nostra vera famiglia, e loro, ecco, ci accompagnano, ci proteggono, ci benedicono grandemente, e sperimentiamo allora già da oggi nel nostro cuore la grandezza del Signore, che ci viene incontro ancora una volta per mostrarci quanto è grande il suo amore per noi, e soprattutto ci incita a non scoraggiarci, a non guardare il futuro con paura, ma a guardare, ecco, l'icona della Santa Famiglia, la quale ci insegna che per ogni cosa c'è sempre una soluzione, per ogni cosa c'è sempre una via, se appunto la nostra via è il Signore stesso, Gesù Cristo. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.